C'è ovviamente una barriera linguistico-grammaticale di conoscenza delle sfumature. È ovvio che la prima poesia in italiano sarà stata molto infantile. Infatti, il gioco che facevo con la bambina che tenevo è la sera, prima di andare a dormire, lei mi dava un paio di parole e io le costruivo le storie con quelle 3-4 parole in italiano. Ed era bellissimo, no? Però era molto infantile. Per dire di, diciamo, di essere in grado di proprio esprimere al meglio quello che provavo, i concetti e emozioni in italiano, si sono dovuti passare tantissimi anni dove ho fatto gli studi della lingua e letteratura italiana. Nel 2005 sono venuta a vivere a Trieste. E lì proprio ho in qualche modo ho spalancato questa porta e magari anche rotto questo timore di non usare abbastanza bene, di non riuscire ad esprimere bene tramite l'altra lingua quello che volevo esprimere. Devo essere sincera che ancora oggi mi sto chiedendo se è veramente possibile esprimere nell'altra lingua esattamente quello che si vuole esprimere? È una cosa che penso non, alla quale non avrò mai la risposta. Infatti, io scrivo in croato prevalentemente, adesso scrivo anche in italiano, adesso di nuovo sono tornata a scrivere in croato, ma perché mi sto chiedendo anche da un punto di vista teorico se linguistico, teorico, se veramente è possibile, cioè se uno riesce ad raggiungere certa intensità in un'altra lingua che non è proprio tua. Che non è la lingua madre. Senti, Non ma è la lingua madre. parlando proprio di poesia, ti chiederei a questo punto se hai voglia di leggerci un paio di testi, appunto sempre con questo tema di riferimento, il confine, il viaggio, insomma, l'attraversare, diciamo, delle soglie anche interiori, Sì. ecco. Qua c'è una trasformazione anche dell'identità nel momento in cui uno si trova a vivere in un altro paese, quindi anche l'identità si compone poi di sfumature differenti, assieme a una nuova lingua si compone appunto un'identità diversa da quella di partenza, quindi ecco, delle poesie che parlino proprio di questo tema. Sì, infatti io ti leggerei due poesie di una piccola raccolta che infatti tratta proprio l'identità, si chiama Penguin da staclo, che sarebbe il pinguino di vetro, che è proprio un mio alter ego, quindi un'altra persona, un'altra identità immersa in un mondo che sta cominciando a conoscere, ma che in realtà non è suo, cioè non capisce dov'è. Ecco. Ma ascolta, tu scrivi direttamente in italiano? Questa raccolta Allora, in italiano l'hai tradotta dalla tua lingua madre, il croato? questa in particolare è stata scritta in croato e dopo riscritta in italiano, Ok. perché ho questa fortuna che, diciamo, più che tradurre le proprie poesie in italiano, le riscrivo in maniera che diciamo siano più. Sì, perché poi la traduzione è un altro tema molto interessante, no? Quanto uno realmente riesce a tradurre da una lingua all'altra, la poesia in particolare, no? In realtà tu devi Questa è. fare riscritture, non traduzioni. Queste sono riscritture. Queste Ok. sono riscritture, poi le traduzioni faccio degli altri autori, perché Certo. lì ovviamente non mi permetto di riscrivere. Allora leggo, inizio. Pinguin da staclo. Affascinante bellezza della sabbia, corrode la mia pelle. Lontano da questa porosità, le piante minuscole spuntano dai gusci protetti delle farfalle morte.
ipotesi polare del risveglio. Mi sono mascherato, oscurato dal velo dell'umanità e adesso non vedo. Sono uno spettro, un fantasma che si scioglie fino a diventare nulla. Bianco di ghiaccio. Questa è la prima, è una serie di poesie brevi. Seconda. Sotto le gocce di vetro, le ali ghiacciate diventano polvere. Dentro il mio cuore è più freddo. Il mio nome è Staclo e per questo non mi piace volare sotto la pioggia. I pinguini non volano. Il mare è inaccessibile grido dal profondo, da solo. Solo a pensare di doverlo sorvolare divento ghiaccio. Improvvisamente non volo. Leggerei un'altra e poi mi dici tu se... Bene, leggi pure un'altra. Ti chiederei anche poi se per caso hai voglia di leggerla se c'è nella versione in lingua originale. Ah, in questo momento no, perché ti dirò sinceramente. No, questa è solo la traduzione, magari un'altra occasione. Posso leggere un'altra poesia in croato volendo... Sì, un po' la tua lingua. Ecco. E se tutto fosse un'illusione? Un viaggio a ritroso nelle viscere del nostro pensare il volo. Mi scolo di dosso le ali appiccicose, le presenze, le partenze, i treni. Non sono pazzo. Il tuono, le immagini, pensiero. Sono un insieme di cellule, suoni provenienti dal nulla. Nel silenzio mi spoglio e mi ripongo nudo nella lingua. E se fossi un'illusione? La voce a cui diamo forma desisterebbe dall'essere presenza. Ecco, cioè, questo sono tre di questo ciclo che ti dicevo. Adesso io qua ho alcune nuove che, allora, come ti dicevo, sono dalla mia vicina di casa, perché oggi è il giorno dello studio, dell'online, delle sperimentazioni. Allora, io potrei anche leggere una adesso in croato che è fresca, se vuoi, giusto per sentire la voce. È di questa, però non ho al momento la traduzione in italiano. Vabbè, non importa, si sa che la poesia, come dire, ha sonorità e musicalità tali per cui, indipendentemente dal suo significato, trasmette qualcosa in ogni caso, quindi. Bene, dobro. Allora. Questa si chiama Jezik, che vuol dire la lingua, proprio. Moje ruke rastu izdužuju se uvis. Raste moj iznutra. Ukorijenjeni u jezik stvaramo riječi. I oblikujemo glas u formu. Zaokruženi u o, uvijeni u u, izduženi u i, rašireni u e, otvoreni u a, gradimo sebe. È proprio una sul tema. Ecco, diciamo che... Bene, rimaniamo col mistero, non ci traduci nulla, quindi. Va bene. Allora, c'è la lingua, è la lingua, l'espressione linguistica, quello che siamo, come ci esprimiamo, come il nostro corpo in realtà si trasforma pronunciando delle vocali, come noi ci trasformiamo usando una lingua piuttosto che l'altra. Diciamo che il succo è questo. Poi dovrei riscriverla in italiano, e questo magari per la prossima volta. Dicevamo prima. Concluderei chiedendoti, visto che appunto all'inizio abbiamo citato i vari significati in cui
la parola confini è inteso in questa rubrica, di parlare, se voglia, di un confine che tu hai superato e dal quale hai sentito di non poter più fare ritorno, che appunto può essere il confine geografico che hai superato, attraversato il quale appunto sei giunto in Italia, o può essere un confine di altra natura. Insomma, la parola confine come simbolo, come metafora, ha anche lì un sentire rispetto ad alcuni eventi, ad alcune circostanze. Allora, io rispetto alla parola confine, più che ai confini geografici, penso ai confini interiori. Penso che i confini dai quali poi non si può più fare ritorno sono proprio quelli che abbiamo superato all'interno di noi, che sia una crescita personale attraverso l'esperienza, attraverso la scrittura, attraverso gli incontri, cioè è più che altro quella, perché i confini geografici poi sono relativi. Diciamo che una volta superati si può andare avanti e indietro, no? Io adesso abito a Trieste, diciamo che i triestini sicuramente hanno questo senso del confine che è abbastanza relativo, perché alla fine è disegnato artificiosamente dall'uomo e passarlo e ripassarlo, passare da una cultura all'altra diventa quasi una cosa naturale, cioè non è un sorpassare confine, no? È un vivere il confine. Mentre quelli interiori, una volta sorpassati, non si torna indietro. Questo, ecco. Ho capito. Va bene, Mariana, io ti ringrazio, insomma, di essere stata con noi e spero che a breve si possa leggere appunto questa antologia. Nel frattempo comunque rimando alla lettura dei contributi proprio su Poesia del nostro tempo e anche ad approfondire i tuoi testi poetici che si trovano su Poesia del nostro tempo e hai in programma delle pubblicazioni in futuro prossimo? Allora, futuro prossimo, sì, ma io finora ho pubblicato soprattutto con le riviste. Adesso stavo preparando un'altra pubblicazione con una rivista croata che è Forum, dove anni fa avevo già pubblicato. Adesso sono più nella fase scrittura libera. Perché per pubblicare poi bisogna sorpassare il confine della scrittura libera e mettersi a fare il mestiere del poeta, che è la parte che amo un po' meno, diciamo, no? Tutto il lavoro, tutta la parte. Però ecco, in questo momento mi sta avviando verso una pubblicazione avanti con le riviste in Croazia, ecco. Poi si penserà al libro, diciamo, a chiudere un cerchio, ecco, che per ora non è ancora stato chiuso. Va bene, ti ringrazio allora Mariana, a presto sentirci. Ciao! Grazie a te, Silvia, è stato un piacere.